No, no, anche se straborda non fa niente. Forti, sti mirtilli. Madonna. Buonissimi. Oh, piano, c'è anche un po' per me, eh. Buondì, buondì. Buongiorno, raga. Ci siamo svegliati da relativamente poco, perché ieri sera, come avete visto, è stata una serata impegnativa, quindi... siamo andati a dormire tardi, 1:30, e siamo svegliati alle 10:30 di stamattina, qui al lago, e tirava un sacco di vento, ci stiamo spostando. Stiamo andando a cercare uno spot così a caso in mezzo alla pineta, e in mezzo alle pinete, qualsiasi, qua è pieno, quindi cerchiamo di trovare un bel posticino un po' riparato dal vento e con un po' di off-road di mezzo, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche stradina interessante e non vediamo l'ora di mangiare, perché come sempre c'è una fame allucinante. Stamattina colazione ristretta perché abbiamo finito le scorte e infatti pensavamo di preparare un bel dolce. Siamo obbligati. Con i mirtilli. Peccato per lo spot sul lago, perché era molto 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 bello, però col vento è veramente fastidioso stare, campeggiare, cucinare sul fuoco, peggio che mai. E poi non possiamo nemmeno registrare perché era veramente forte. Non si creava molto frastuono e per cui abbiamo deciso di andarci a rilassare da un'altra parte. Queste gomme rispetto alle 900, perché con le 900 il primi off-road che abbiamo fatto appena preso il mezzo era praticamente non sentivi nulla, invece con queste gommine qui si sente parecchio. Infatti adesso le cambieremo tra pochissimo prima di partire, perché quelle sono veramente delle gomme il massimo che possiamo montare su questo mezzo a livello off-road per gomme pneumatici. Comunque sono contento, qua siamo in mezzo alla foresta, strada dei boscaioli, quindi che percorrono con trattori, veramente super. Io ho messo le ridotte perché fango è salita, giù di ridotte e via. Adesso cerchiamo lo spot, vediamo se riusciamo a trovarlo. Beh, in qualche posto sicuramente ci fermeremo. Bello, 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 bello. Tra l'altro Cree dice di aver visto un lupo, io me lo sono perso perché stavo registrando e non l'ho proprio beccato. Peccato, perché sarebbe stato bello vederlo. La selva, apriamo la strada. Quanto sei contento di avere un 4x4? Tantissimo,
adesso ci prepariamo due pomodori con due mozzarelle, giusto il pranzo delle 3:30. Quattro. Abbiamo girato parecchio stamattina. Quindi ci facciamo due pomodori che sono buonissimi, è raro trovarli buoni. Bisogna pagarli i pomodori, se no fanno veramente schifo, non c'è niente da dire. E come potete vedere, raga, è veramente uno spettacolo allucinante questo posto, magico. Ne valsa la pena fare l'off-road e fare il suo pezzo di off-road per arrivare fin qui. Ele ha già preparato l'impasto del pane, così stasera lo cuociamo. Adesso lo lasciamo 4 ore a lievitare, minimo. Vediamo poi quando sarà pronto. E poi ci facciamo il risotto. Ah, l'hai svelato alla fine. Sì, il risotto di mirtillo e gorgonzola dentro il pane. Praticamente il pane funge da piatto. E quindi faremo due pagnottine, quindi una testa dove andremo a togliere tutta la mollica o la mollica, non ho ancora capito, ma credo che si possa dire in tutti i due modi. Fateci sapere come si dice. Andiamo a togliere tutta la mollica dall'interno, quindi lasciamo proprio solo il pane esterno, e dentro metteremo poi il riso, i mirtilli e gorgonzola, quindi stasera si diventa grassi. Ti l'hai fatto vedere ai nostri amici la tua progettazione più importante di tutto il van? Questa... Siete allora, pronti, ragazzi? Non trovavamo un posto per il tagliere più piccolo, perché noi abbiamo un tagliere grossissimo che lo utilizziamo quando dobbiamo fare tipo pasta fresca, roba un po' più grossa, pizza. E ci serviva un tagliere piccolino, alla fine abbiamo trovato questo qua, che è comodissimo, solo che non è rimasto più assolutamente neanche un posto dove attaccarlo, cioè non posso attaccarlo qua al frigo, cioè mi dispiace rovinarlo. Qua non c'è più posto, alla fine ho trovato in una ferramenta delle calamite con il buco, quindi da avvitare, e ho avvitato 4 calamite, e ho avvitato altre 4 calamite sul soffitto, e io lo vado a incastrare così. Ma incastrare, appiccicare? Come? Appiccicare? Appiccicare nemmeno, è colloso appiccicare. Tipo vado a magnetizzare il tagliere direttamente. Adesso ve lo faccio vedere. Da lì non si stacca neanche. E poi quando non ha bisogno, stacca. Adesso abbiamo pure scoperto che sul soffitto del van possiamo mettere cose, quindi iniziamo a riempire taglieri, piatti, calamite, padelle. No, vabbè, a parte gli scherzi. Comunque quello lì è comodo, abbiamo già fatto un po' di off-road e non si stacca, cioè quelle calamite sono grossissime e tengono tantissimo. Allora raga, ho pulito un po' il pezzettino qui dalle foglie, così possiamo mettere stufa. Possiamo mettere la stufa e non rischiamo di andare a bruciare il manto di foglie, perché sono proprio secche, non bisogna rischiare, perché dalla stufa ok è sicura, però quando si apre e si chiude cadono dei piccoli tizzoni, e qua se cade un tizzone diamo fuoco a tutta la foresta, quindi... Meglio essere sicuri, pulire un po', adesso c'è solo più terra, metteremo la stufa lì, faremo il fuoco lì.
avete visto, è strepitoso, magnifico, sembra di essere dentro una fiaba, tipo il Bosco Incantato. È veramente spettacolare, infatti mi ha scattato anche un bel po' di foto e insomma è suggestivo, molto suggestivo. Io nel frattempo ho fatto l'impasto del pane, mi ho lasciato lievitare in camper perché fuori fa freddo ancora, ci sono penso 9 gradi e chiaramente per lievitare ha bisogno di circa 20 gradi penso almeno, per cui l'abbiamo lasciato dentro con il riscaldamento acceso. Adesso gli faccio l'ultima piega, cioè formo la pagnotta e poi la inforniamo nel nostro super forno che adesso è a 150 gradi, non so se salirà di più, ma in teoria dovremmo cuocerlo intorno ai 220, però eventualmente lo lasciamo più tempo all'interno senza problemi. Vero Cippo? E quindi riutilizziamo il forno, così vi facciamo vedere questa chicca che abbiamo acquistato da poco come funziona bene. Speriamo nella buona riuscita, incrociamo le dita perché è la prima volta che facciamo il pane qui dentro. Ma quanto è bello campeggiare, ditemelo, perché io adoro questa vita. Comunque il pane sta venendo, almeno per quanto lo vediamo da qui, sta venendo veramente bene. E credo che 4 minuti è pronto. L'abbiamo cotto a 140 gradi e ci ha messo circa 50 minuti a cuocere. Non abbiamo fatto salire più di tanto la temperatura. Però non abbiamo fretta, adesso è pronto, ve lo facciamo vedere tra poco. Guardate la stufa, il fuoco che esce dalla canna fumaria. Incredibile, eh? Diretto. Tira bene. Tira bene, sì. Appena l'abbiamo accesa c'erano dei pezzi umidi, infatti faceva un bel po' di fumo. Adesso ci ha messo un po' a me in temperatura. Sì, adesso è perfetto. Comunque sembra bene. Dorato, cioè addirittura croccante, ha fatto... No amore, adesso fai tu la tua pappa, no? Il formaggio. Aspetta. Tra l'altro questo set, via, tavolo piccolo, sedie piccoline, stufa e forno, secondo me è il top. Alla fine tiriamo fuori il tavolino piccolino che in 2 secondi si monta, come avete visto precedentemente, le sedie anche, il forno e la stufa, e alla fine non abbiamo un braciere dove c'è il pericolo di fuoco qua nel bosco. Abbiamo la stufetta, è tutto lì contenuto, ci scalda perché comunque fuori fa freddo, ci saranno 8 gradi adesso. Olè, guardate, ah, scotta. Guardate che figata. Adesso non possiamo tagliarlo perché a metà, per assaggiarlo, senti la croccantezza, perché dobbiamo andare a tagliare, fare un cerchio praticamente, scusate ma qua ustiona, dobbiamo andare a fare un cerchio qua con il coltello. Adesso lo facciamo, togliamo il cappuccetto, poi togliamo la mollica e ce lo teniamo come piatto nostro, dove all'interno andremo a mettere il riso. Bello, eh? Bellino, non ti brucia? No, sono... però mi sono abituato. Quindi tutta la mollica ce la possiamo mangiare? Tutta. Anch'io voglio toglierla. La tolgo, te la do a te. È un po' calda. È un po' calda, eh? Sì, ma senti che gusto. Ma il pane è proprio semplice questo qua. Madonna. Scava. C'è Nomad che si lecca i baffi. E adesso fa la pappa, eh. La sua pappa però. Adesso lo scavo bene qua.
Vedi quanto risotto potrà contenere. Anche qui, Speriamo. Guarda qui quanto ne esce. Io la voglio. Aspetta, tieni. Sono molto soddisfatto del risultato del pane, perché è la prima volta che cuciniamo il pane all'interno di questo forno. Devo dire che è venuto benissimo, cottura perfetta. Io l'avrei lasciato ancora 5 minuti in più per farlo dorare un po', però avevamo paura perché l'abbiamo guardato a un certo punto a metà cottura, pensavamo bruciasse, invece no, perché il pane deve essere assolutamente così croccante, perfetto. Comunque 5 minuti in più non era male, ma come potete vedere è cotto perfettamente. La mollica è la prova che questo forno è una bomba, e adesso lo andiamo a inzappare. No, ma hai le bave? Andiamo a fare la pappa? Eh sì, è il momento. Vuoi fare la nanna, Nomad? Vuoi fare la nanna? Vabbè, tu fai quello che vuoi, qui è aperto. Se vuoi fare la nanna, ti metti a nanna, ok? Che colore! Hai visto? Vino. Questo sugo qui lo usiamo per mantecare il risotto dopo. Esatto, non si butta via nulla. Con il burro. Mortaio, vecchio stile. E andiamo. Olè. Buono, buono. Succo di mirtilli. Questo qui è anche da bere, non con la cipolla magari. No. Cosa stai facendo lì? Crema di gorgonzola, che ormai è diventata viola perché abbiamo cotto i mirtilli dentro. Buona, buona, ci siamo quasi. È buonissima, sì. Stasera mangiamo un orario decente, dai. Sì, è vero. Alle 9. E mezza passate. Ah sì? Sì. Quasi 10, dai. Vabbè, non mentono le nostre origini. Dalla Sicilia. È normale che mangiamo tardi. Ah sì. È il momento, È il momento, è arrivato. Attenzione. Che bontà, guarda che colore. È stupendo. Riempi bene i lati, che io ho scavato tutto dalla mallica. Buono. Buonissimo. Allora facciamo così, va? Poi lo spingo. Esatto. Mettine ancora un po', volendo. Aspetta, devo occupare tutto lo spazio. Questa ha veramente vinto. Poi ci sta giusto giusto, Tutto calcolato alla perfezione. Guarda, ragazzo. Dai. Olè. Ora Nomad che sta impazzendo. Sì, sta raccogliendo tutti i chicchi di riso caduti. Vabbè, ma che cos'è? Che non lo cos'è? So. Sicuramente è più buona dei ravioli. Sì. È più porcoso. Beh, anche quelli hanno il loro perché. Metti tutto. Sì? Sì, sì, metti tutto. E poi tutto. Straborda. No, anche se straborda non fa niente. Buon, voilà, perfetto. Questo qua è il tocco finale. Guarnizione e gusto, perché non oso immaginare quando pianto la forchetta lì che cosa succede. No, dai, mangiamo. Si mangia. È il momento, Cri. Si mangia, e si andiamo. Mangia. Buon appetito. Buon appetito. Allora, cerca di non rubarne troppo, tu, le tue forchettate. Una alla volta. Ma chi siamo?
Forti, sti mirtilli. Madonna. Buonissimi. Oh, piano, c'è anche un po' per me, Spettacolo. Devo dirlo. Dillo. Siamo bravi. Ogni tanto bisogna dirlo. No, anche tutti i giorni. Ricordiamolo.